Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video. Innanzitutto vi faccio i miei più sinceri auguri di buon anno. Questo è il primo video del 2020, il primo di una lunga serie, speriamo, ed è uno dei video che mi ha suggerito una di voi. Qualche giorno fa, infatti, sotto un video, una di voi mi ha scritto un commento che diceva: "Ciao, bel video e bellissimo trucco. Potresti fare un video sulla tua skincare routine per la mattina?" Questo qui era il commento di Marta e io ti ringrazio davvero tantissimo. Quindi, come avrete letto dal titolo, oggi siamo qui per parlare di skincare mattutina. Ho già qui davanti a me tutti i prodotti che utilizzo quotidianamente da qualche tempo, altri sono un pochino più nuovi, altri invece sono prodotti che uso da parecchi mesi. Quindi andremo a vedere passo per passo tutti gli step che io faccio alla mattina. Premetto che io non sono una makeup artist né tantomeno una dermatologa, quindi i prodotti che io utilizzo sono prodotti che su di me vanno bene, ma non posso garantirvi che possano andare bene anche sulla vostra tipologia di pelle. Infatti, alcuni prodotti sono più specifici verso pelli un pochino più sensibili, impure, eccetera. Quindi io vi parlo per quanto riguarda la mia pelle, la mia esperienza. Voglio farvi vedere i prodotti che utilizzo perché comunque me l'avete chiesto e mi fa piacere accontentarvi perché magari è un contenuto che potrebbe interessarvi. Però vi consiglio, se avete magari qualche dubbio, magari avete qualche problema alla pelle, vi consiglio quindi di andare da uno specialista, come un dermatologo per esempio, che vi potrà aiutare meglio a trovare la vostra skincare, a trovare i vostri prodotti appositi per la vostra tipologia di pelle. Anche perché un prodotto magari può andare bene sulla mia pelle, ma non può andare bene sulla vostra. È molto soggettivo. Quindi, fatta questa premessa, iniziamo con il primo step che faccio la mattina, che è la detersione. Intanto scusate, ma ho gli occhiali da vista in testa perché non ho messo le lenti a contatto oggi e quindi mi servono perché non ci vedo una mazza, sono miope. Quindi, per fare i close-up dei vari prodotti, devo vedere lo schermo della fotocamera, quindi devo metterli. Però vedete che se li indosso, voi vedete il riflesso, perché questi occhiali hanno il filtro luce blu e quindi magari non è tanto carino, magari vi può dare fastidio. Quindi li tengo su mentre parlo e poi li metto quando devo farvi il close-up del prodotto. Vabbè, oggi questo video va un po' così: 2020, nuove tecniche di registrazione video. Lasciamo perdere, andiamo avanti. Come primo step, io la mattina faccio ovviamente la detersione. Essendo andata a dormire la sera prima ed essendomi struccata la sera prima, uso un detergente normalissimo e vado ad utilizzare questo qui di CeraVe, che ve l'ho già fatto vedere nel mio video, i miei top 5 prodotti preferiti per la skincare. È una crema detergente senza saponi, senza profumi e senza parabeni, arricchita con acido ialuronico, è arricchita inoltre con le tre ceramide essenziali ed è indicata per pelli da normali a secche. Ora, io ho la pelle mista, però con questo detergente mi trovo molto molto bene perché è molto delicato, quindi io avendo la pelle mista ma sensibile, questo qui è tanta manna per me. Faccio una piccola premessa: la mia skincare routine mattutina e anche serale cambiano leggermente a seconda se sono a casa mia o a casa del mio fidanzato. Però questo primo step, per esempio, io ho questo detergente sia a casa mia che a casa del mio fidanzato, quindi faccio le stesse cose che sia qui o sia nell'altra casa. Successivamente vado ad applicare un tonico. Ci sono due correnti di pensiero: chi pensa che il tonico non serva assolutamente a nulla perché il pH della pelle si ristabilizza da solo. Io devo essere sincera, l'ho sempre utilizzato. È uno step che a me personalmente piace fare, non che faccia la differenza, però mi fa piacere applicare una lozione rinfrescante e lenitiva sulla pelle. E quindi vado a utilizzare lui, che è il tonico ai petali di rosa di Nuxe. Anche questo qui ve l'ho fatto vedere in un sacco di video. Questo qui è un tonico adatto per le pelli più sensibili e si può applicare sia sul viso che anche sugli occhi. Infatti vi posso assicurare che quando applico questo sugli occhi non brucia assolutamente, lenisce, rinfresca e completa la detersione. Quindi io personalmente il tonico lo utilizzo, non mi sono mai trovata male. Per un sacco di anni ho utilizzato anche quello di Yves Rocher, il tonico idratante, vi metto la foto qui. L'ho usato per davvero un sacco di tempo, tutto l'anno, estate e inverno.
Poi da quando ho scoperto questo, al momento sto usando lui, questo qui è già il secondo flacone che acquisto, non mi sto trovando male anche perché essendo molto delicato, appunto, non bruciando gli occhi, lo trovo ancora più confortevole rispetto a quello di Vrochet. Può capitare però che alcuni giorni mi sveglio con la pelle che tira leggermente, magari quei giorni dove mi sento la pelle un pochino più disidratata e allora vado con l'acqua. Qua, idratante di Joae, questa qui che anche questa ve l'ho fatta vedere in alcuni video ed è un pochino più idratante, infatti è quasi un'essenza, diciamo. È un'acqua idratante ai fiori di ciliegio e anche qui abbiamo un prodotto molto molto delicato e ha, a differenza del tonico di Nuxe, ha il vaporizzatore. A questo punto la mia skincare mattutina è leggermente cambiata perché, avendo fatto il test della pelle, è venuto fuori con la pelle abbastanza disidratata, quindi mi sto impegnando a utilizzare dei sieri e delle creme viso tutti i giorni prima di truccarmi, perché di solito magari avendo la pelle mista, essendo magari di fretta, mettevo il tonico e direttamente andavo col fondotinta. Adesso invece è già un mese che mi sforzo tutti i giorni, mattino e sera, di mettere una crema idratante, sia sotto il make-up, ma anche se magari sto in casa tutto il giorno che non mi trucco, però cerco sempre di mettere una crema idratante per pelli disidratate, non per pelli secche, perché la mia è una pelle disidratata, non secca, quindi ho bisogno di acqua, non di olio. Vado a preparare la pelle per il make-up e vado ad applicare un siero. Questo qui è di The Ordinary. Questo qui è all'acido ialuronico arricchito con vitamina B5. L'ho comprato su Beauty Bay e anche il prezzo è molto molto contenuto. The Ordinary fa un sacco di sieri per il viso, questo qui in particolare è l'acido ialuronico, però ce ne sono davvero tantissimi. Ci sono anche dei sieri che fanno dei peeling alla pelle, un pochino più leggero, un pochino più importanti. Comunque trovate tutto su Beauty Bay, che spedisce tranquillamente anche in Italia, e questo qui ha un prezzo di, mi sembra, sui 7 euro, quindi è proprio un prezzo minimo. Ho superato la metà della boccetta e questo qui devo dire che come siero pre-makeup mi piace tantissimo. In più, avendo l'acido ialuronico, aiuta a mantenere l'idratazione della pelle, che è quello di cui io ho bisogno. Se non sono a casa mia, invece, questo step del siero lo salto perché non ho due sieri, vado direttamente con la crema idratante. Come crema idratante, vario un pochino, nel senso che a volte applico questa qui alla calendula di Kiehl's, che vi ho fatto vedere nello scorso video, però capita anche che applico questa qui di Cetaphil, è questa qui, ovviamente è una taglia deluxe, un pochino più piccolina, è una crema ideale sia per il viso che per il corpo e devo dire che non mi dispiace. Questo qui è un campione che mi ha regalato gentilmente la farmacia Brunetti, penso si trovi facilmente in farmacia, penso su Amazon comunque sicuramente. Io non applico volentieri la crema corpo, però se siete persone che applicano la crema corpo, con questa qui avete sia la crema per il viso che quella per il corpo in un unico prodotto, quindi non è male. Se invece non sono a casa, ultimamente sto provando questa crema leggera di Rilastil. Questa qui, e anche lei è un campioncino che mi ha gentilmente regalato la farmacia Brunetti, che tra l'altro sta anche finendo, e anche questa qui mi piace tantissimo perché è proprio leggerissima e non unge assolutamente, quindi per la mia pelle va benissimo e sotto il make-up non mi dà assolutamente problemi. Se invece prima di truccarmi ho magari delle imperfezioni, dei brufoli, eccetera, applico in loco, proprio nella zona dove ci sono i brufoli, non su tutto il viso, questa cremina di Rilastil, che è l'Acne Steel. Anche questo è un campioncino che mi hanno regalato in farmacia. Infatti questa è una crema adatta alle peli con tendenza acneica e trovo che mi aiuta ad alleviare i rossori dovuti ai brufoli. Se invece ho dei brufoli un pochino più importanti, vado direttamente con questo qui che è l'SOS Anti-Imperfezione di Yves Rocher, che anche questo qui ve l'ho fatto vedere in un video, quello dei look per le feste, dove avevo un piccolo sfoghino di brufoli, ho messo questo qui direttamente sopra e avendo l'acido salicilico trovo che mi aiuta abbastanza contro i brufoletti, mi aiuta ad asciugarli più velocemente e a disinfiammarli. Fatto tutto questo ambaradam, che a spiegarlo ci vuole un po', ma vi assicuro che, cioè, in 5 minuti faccio tutto.
procedo con il make up. Capita a volte che voglio avere la pelle un pochino più perfetta, se magari devo uscire o magari un evento particolare, allora metto un primer e vado a utilizzare o lo stick di Neve Cosmetics nella versione Muse, che adoro. Altrimenti, se magari mi sento la pelle un pochino più secca, vado a utilizzare la crema prodigiosa di Nuxe. Non ho parlato di contorno occhi. Io il contorno occhi la mattina non lo applico. Probabilmente sbaglierò io, però non ho l'abitudine di usarlo. Perché questo qui in particolare è il contorno occhi di Kiehl's all'avocado. È abbastanza ricco, quindi preferisco metterlo la sera prima di andare a dormire. Ultimamente ho provato un campioncino di contorno occhi di Filorga. Non era male. Però io per il momento non ho in programma di inserire lo step contorno occhi nella mia skincare routine mattutina. Se voi avete qualche contorno occhi da consigliarmi per il giorno che non sia troppo nutriente, fatemelo sapere qua sotto, così magari vedo se provarlo. Come accessori, diciamo, per la skincare, non posseggo né Foreo né Clarisonic, però ultimamente sto utilizzando la spugnetta in Konjac di Veronica Rocher, che è questa qui. Mi sto trovando molto molto bene perché fa una leggerissima esfoliazione al viso, ma vi assicuro che quando finisco di lavarmi il viso con questa, la pelle non è assolutamente rossa, quindi non mi arrosso io, andate tranquilli, perché ho la pelle super iper iper sensibile e questa qui non mi crea assolutamente problemi. Tra l'altro mi sono fatta arrivare, ed è arrivata proprio oggi, la nuova spugna di Yves Rocher, sempre in Konjac, però questa qui è un pochino più grande, studiata appositamente per il corpo. Non l'ho ancora utilizzata, costa sui 12,95 euro, mentre quella per il viso mi sembra che siamo sui 7 euro, una cosa del genere. Ci sono tre versioni di questa. Questa qua bianca, che è la classica, poi ce n'è una nera e una rosa. Quella nera al carbone vegetale, un pochino più purificante, e quella rosa all'argilla rosa, appunto per le pelli un pochino più sensibili. Ma io con questa qui classica mi trovo benissimo. Questa invece è una versione nuova, che tra l'altro temo sia in edizione limitata. Io l'ho acquistata anche perché non so se verrà venduta ufficialmente a catalogo o no. Per chi non lo sapesse, io lavoro con Yves Rocher, faccio vendita diretta da 4 anni, quindi ci hanno mandato su WhatsApp i volantini delle edizioni limitate, c'era questo prodotto e quindi ho deciso di acquistarlo, ma non l'ho ancora provato, anche perché a casa ho già due spugne aperte, quindi aspetto che una delle due si rovini per poi buttarla e utilizzare direttamente questa qui. Comunque vi terrò aggiornati. Quindi nulla ragazzi, questi qui sono i prodotti che io attualmente utilizzo per la mia skincare mattutina. Ringrazio ancora una volta Marta per avermi suggerito questo video, spero che ti sia piaciuto, e se volete un video aggiornato sulla mia skincare serale, fatemelo sapere giù nei commenti, così magari faccio anche quello. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, e se non vi è piaciuto fatemi sapere nei commenti che cosa non vi è piaciuto, così mi aiutate a migliorare nei contenuti. Siamo arrivati quasi a 200 iscritti e sono davvero molto molto contenta di questo. Siamo una piccola grande community e davvero sono molto molto contenta che abbiate deciso di impiegare del vostro tempo per vedere i miei video, e io vi ringrazio davvero di cuore. Quindi se volete supportarmi, se non siete ancora iscritti al canale, se vi può far piacere iscrivetevi per aiutarmi a crescere e a supportarmi. Io ancora una volta vi auguro un buon anno nuovo, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Cosa fai lì? Fai la nanna? Non vuoi venire a salutare i nostri amici? Che vita dura, la tua. Sempre più dura. Come farai a sopportare tutto questo? Lo sai solo tu. Buonanotte, Fumi. Buonanotte, buonanotte.